proposito dei Cicis Bei, il pittore tedesco Georg Christoph Martini, che visse a Lucca dal 1727 e che frequentava la nobiltà lucchese, scrisse nel suo diario: tra i cavalieri non regna la gelosia. Ogni dama ha un cavaliere servente che la conduce in chiesa oppure ai trattenimenti e che, sia pure con tutto il rispetto, le fa la corte. Lo chiamano alla Toscana il Cicisbeo. Il marito non gli fa la faccia scura, ma io ritengo che con qualcuna questi Cicisbei oltrepassino in pieno la misura. Ma cosa si dice a Roma del Cicisbeato? Questa usanza non è ignorata dal Santo Padre, il quale non ha preso nessuna misura per abolirla. Difatti il Cicisbeo non è né più e né meno il secondo marito. Ma scusi signora, ma com'è possibile per un marito sapere che i figli sono i suoi? Gli basta sapere che sono i figli di sua moglie. Le conversazioni sono il passatempo più amato della nostra società, che si scioglie in chiacchiere, a Viareggio, in città, a Bagni di Lucca e nelle ville di campagna. Nella tarda mattinata possono esserci conversazioni di cioccolata, ma è soprattutto al pomeriggio e alla sera, alle veglie, che potrete conoscere meglio questa società, dove sarete invitati alle conversazioni di caffè e latte o di sorbetti. Fate attenzione però che queste consistono in maldicenze, discussioni, sovvenimenti del giorno. Si parlerà anche di teatro e di politica. Ci saranno anche giochi di società. Le veglie della sera saranno le più interessanti, dove potrete partecipare a partite a carte o a balli. Le ville di Marli e di San Gennaro sono i luoghi che preferiamo. È solo nelle ville di campagna che possiamo sfoggiare i nostri migliori e colorati vestiti. A Lucca ci è proibito. Le leggi suntuari della Repubblica permettono solamente vestiti neri, tetri, oscuri. Nelle ville e nei palazzi di campagna possiamo sfoggiare vestiti alla moda, colorati. Invitiamo e siamo invitati alle conversazioni. Nelle nostre ville di campagna, di Maglie e di San Gennaro, dove andiamo spesso, la vita sociale è più libera di quella di città, con ospiti, chiacchiere, pranzi. Le maldicenze? I pettegolezzi a Lucca? I nobili lucchesi si ritrovano nei luoghi più frequentati della città. Si trattengono molte ore del giorno osservando tutti quelli che passano per farne materia di pettegolezzo o di satira nelle loro combriccole giornaliere. Ci dobbiamo guardare bene dal passare in certi luoghi, dal casino dei nobili, dalle panchine in via Cenami e di fronte alla loggia Pretoria. Diventa inevitabile essere portati a bocca nelle veglie. Ieri, la grossa figlia della principessa Santa Croce, a prima vista, l'avevo scambiata per una balena! Floscia cascante e sfatta, ma al suo petto sarà l'invidia delle bagnanti impoppute, eh? Le ballerine napoletane sono applauditissime, ma si dice che siano molto occupate. Ieri ne è arrivata un'altra assai avventata, insomma tra qualche giorno avremo materia per fabbricare il paradiso delle odalische. La truppa teatrale arriva ogni giorno. Una di queste ballerine assomiglia ad una monaca. Dicono che sia una ragazza piacevole, modesta. È con sua sorella, con sua mamma e suo zio, e il suo protettore alloggia alla Pantera. Oggi Luisa è tornata a San Gennaro insieme alla madre. Luisa da Lucca a San Gennaro ha fatto il viaggio nel biroccio a quattro cavalli di Costantino. Vengono spesso e sono ospitate dai parenti del marito. Sono andate da parenti del marito proprietari delle ville Boccella e Patinelli. A pranzo alla villa del signor Boccella e a dormire in
quella del signor Fatinelli. Luisa ha saputo che il suo cicisbeo, Costantino dei Nobili, ha deciso di fare una procura generale nella persona del suo fratellastro, l'avvocato Bambacari. Questo a causa delle sue finanze disastrate. Nelle conversazioni di gioco ha lasciato sul tavolo verde perdite vistose. Ma forse le perdite sono dovute al suo compito di cavedar servente di Luisa, dovendo pagare di tasca propria le spese delle gite e dei suoi soggiorni con lei.